Il ministero profetico e di guarigione di Anna Maria Scarfogliero sta producendo ovunque effetti straordinari. La sua potente predicazione stimola la fede di uomini, donne e bambini. Gesù e la sua parola sono innalzati, amati e sono il fondamento di tale sua predicazione. Inginocchiati e prega insieme a noi e potrai anche tu essere guarito e salvato. The prophetic ministry in Helling by Anna Maria Scafoyero is producing extraordinary effects everywhere. Her powerful preaching stimulates the faith of men, women and children. Jesus and his words are wasted, loved, and at the foundation of that he's speaking. Kneel and pray with us, and you can be healed and saved. Spirito Signore, invade e cambia il cuore. E sai ciò che io sto dicendo? Signore, benedici questa autorità. Grazie, Gesù. Hoy de estes. I crinkly pies. Oh, vogliamo provare a chinarci. E se il tuo problema è alle gambe, incomincia a fare qualche passo. Nel nome di Gesù cammina. Il Signore adesso è accovacciato davanti a una sorella. Tu sei una donna e c'ha tutte e due le mani sulle tue ginocchia, tutte e due. Tu zoppichi abbastanza, non puoi camminare proprio bene con queste ginocchia che scricchiolano, sono piene di artrosi, non è un trauma, è un'artrosi a tutte e due le ginocchia. Il Signore stringe queste tue ginocchia nelle sue mani, nel cavo delle sue mani e ti guarisce, tu senti un caldo adesso, tutte e due le ginocchia, prova a muoverle queste ginocchia, come faccio io, senza vergogna. Se io fossi un maestro di ginnastica, tu mi ascolteresti. Fallo, non ti preoccupare, vieni avanti, cammina, cammina avanti, fai, incomincia a fare dei passi. Tocca Gesù, continua a toccare questi figli. Gesù sta guarendo, io glielo sto chiedendo, ma ricordati che nessun uomo può fare nulla, nessun uomo ha nessun potere. Ora giudica tu, ma non importa. Gloria, gloria, non importa se tu non credi. Devi credere a Gesù, non devi credere a me. Santo, 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 continua a guarire per le tue sante piaghe, Gesù. Continua a guarire, Gesù. Io ce l'ho messa tutta, Signore. Insieme a questi figli abbiamo speso tutte le nostre energie, abbiamo investito. Questa è opera tua, Gesù, adesso. Noi siamo venuti qua, abbiamo preparato un poco le cose e poi adesso abbiamo avuto fede in te, abbiamo fede in te, che tu opererai, che tu guarirai questi figli, che andranno a casa contenti, perché tu in qualche maniera avrai toccato chi una cosa, chi un'altra, comunque avrai dato a tutti.
Il Signore stava guarendo non adesso, da prima, una persona alla schiena, alla colonna vertebrale. Tu c'hai un'ernia alle vertebre lombari. La terza e la quarta vertebra lombare. Grazie Gesù. Egli è ancora dietro di te, con il pollice ti tocca tutte le vertebre. Le passa a rassegna una per una. Prova a chinarti. Prova a fare quei movimenti che prima non potevi fare. Prova, prova come faccio io così. Non aver vergogna. Di chi hai vergogna? Ognuno è intento a guardare se stesso. Non avere vergogna. Santo, 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 santo. Bene, stesse, codo santo. Il Signore mette il dito nell'orecchio sinistro di una persona. Tu hai un problema all'orecchio di sinistra. Egli sta mettendo l'indice nel tuo orecchio ed è davanti a te. Il Signore mi sta dicendo che tu non senti bene a questo orecchio di sinistra. Ora prova a otturare l'orecchio di destra e ascolta col sinistro. Gesù è ancora vicino a te. Per il passato hai avuto una malattia che ti portava ad avere della secrezione che usciva dall'orecchio. E non sei stata curata bene o curato bene, non so se sei un uomo o una donna. Ringrazio Gesù. Portatevi alla mia destra tutti coloro che siete stati toccati. E se non ho annunciato la vostra malattia, non significa che il Signore non vi ha guarite. Io ho annunciato alcune malattie. Continuiamo a pregare. Signore, sta guarendo ancora. Tu sei un ragazzo, non sei molto anziano, sei abbastanza giovane, c'hai un focolaio al cervello, sulla parte di sinistra. In questo momento vedo questo focolaio come se fosse davanti ai miei occhi una macchia, come se Gesù con la sua mano, come se fosse la varichina su una macchia, scompare sotto la mano di Gesù. Tutti coloro che sentono di essere stati toccati, portatevi alla mia destra, ditelo al servizio d'ordine. E come hanno fatto con le sigarette, parleranno loro. Diamo gloria a Dio. Questa guarigione e tutte queste preghiere saranno trasmesse per Radio Punto Nuovo la domenica mattina alle 8:30. E anche in quella occasione Gesù guarisce ancora. E guarisce anche attraverso le cassette che voi stesso potete registrare nelle vostre case senza dover pagare nulla.
perché Gesù a guarire, ed egli non ha paura della radio, non ha paura di cassette, non ha paura di niente. Molti sono stati guariti attraverso la radio la domenica mattina, attraverso le cassette. Ringraziamo il Signore, perché sono certa che tutto questo è avvenuto e adesso lo proveremo. Grazie Gesù. Teistes. Drenkleides. Santos. Gesù, continua a toccare questi figli, Signore. Toccali ancora, Gesù. Facciamo la prova. Battiamo le mani, alziamo le braccia, muoviamo le ginocchia e nel frattempo Gesù ci guarisce. Muovi, muovi le ginocchia, fai un passo avanti, cammina, cammina nel nome di Gesù. Santo, santo, santo. Sulla mia destra, se non testimoniamo, nessuno saprà che il Signore vi ha toccati. Naturalmente, quelle cose che possiamo testimoniare, quelle cose che possono essere verificate subito. Grazie Gesù, alleluia, gloria, gloria a te, Signore Gesù. La fede va sempre premiata, la fede va sempre premiata. Parlate al servizio d'ordine e poi noi sapremo che cosa vi è successo. Continuate a fare la prova. Se la guarigione è stata annunciata, lo diremo al servizio musica, ci farà sentire il riscontro. Se c'è qualcuno che è stato guarito l'altra volta e ci sono gli accertamenti, fateli vedere agli esperti. Se qualcuno è già sì, gloria al Signore. Un applauso a questo fratello. Grazie Gesù. Il fratello è stato guarito attraverso un fazzoletto che fu distribuito durante una preghiera simile lo scorso aprile. Ho ricordato qui, tutti, in questo luogo, sì. Venne la moglie e noi, i bambini all'epoca, dettero come dono questa volta dei fazzoletti. La moglie l'ha portato a casa. Quando il marito si è trovato ad avere problemi di schiena dovuto a una discopatia cronica, gli ha dato il fazzoletto. Lui ha messo il fazzoletto una sola volta e da allora, pur lavorando continuamente come faceva prima, non ha avuto più problemi alla schiena. Lui voleva dire qualcosa. Sì, vorrei dire che chiedi grazie al Signore, che io credo molto e molto veramente c'è, esiste. Esiste Gesù. È grande. È grande. Ma tu, c'era qualche movimento che non potevi fare con sì. La schiena? Quali movimenti? Senti. Non ti potevi piegare, sì. Vediamo, fai quel movimento che non. La schiena qua. Ho fatto una discopatia, un attacco. Dice, sei una discopatia cronica. Cronica. Robusta che stai carico.
Comunque, dall'anno scorso che è venuta mia moglie qua. Ma tu hai ripetuto gli esami? Hai ripetuto gli esami? No. Però non hai avuto più problemi. Bene, non ho ripetuto niente più, ma mi sento bene, sto bene. Vediamo, facciamo quelle cose che non potevi fare. Fai un po' di ginnastica, vediamo. Non ti fa male? Non fa male più, niente. Non siamo noi a farti male. Grazie Gesù. Ti sedevi, non potevi alzarti. Grazie Gesù. Alleluia. È una cosa da me personalmente lavora. Ho visto che è grande Signore. È grande Gesù, è grande Gesù. Alleluia. La sorella soffriva di lomboscialgia da molti anni, è venuta qui con un forte mal di schiena e durante la preghiera si è sentita un forte calore, è incominciata a sudare ed ha avuto anche il riposo nello spirito. Adesso si sente molto bene. È bello il riposo nello spirito. Sì. L'avevi mai avuto il riposo nello spirito? No, è la prima volta. È la prima volta, hai visto che cosa bella? Bello. Non è che si va in trance, non esiste. No, in trance, Gesù è grande. In trance ci vanno i maghi. Questo riposo ti fa stare sveglia, però ti fa sentire una cosa bella. Troppo bello. Ma passiamo alla schiena, che cosa non potevi fare? No, si bloccava. Vediamo, quando tu quando ti calavi, vediamo. Non potevi più alzarti, vediamo adesso. Comunque adesso ho sentito un calore e poi mi indirizzavo man mano. Perché tu eri anche un po' curva. E sono cascata. Ho cascato. Sono andata a terra. L'abbiamo annunciata questa, l'avete no? Vediamo, fai i movimenti che non potevi fare. No, a terra metti le dita, vediamo ancora. Non ti fa male la schiena? No, io non ce la facevo, nemmeno metto le mani in terra. Ah, gloria al Signore. Grazie Gesù. Grazie. Sì, è grande, è grande. Grazie Gesù. Per lei invece hai fatto discernimento? Sì, io ho avuto due discernimenti. Uno per la colicista, il periodo di fine novembre, inizio dicembre, io sono stata ricoverata in ospedale con delle forti coliche dalla colicista biliare. Non potevano curarmi perché stavo al terzo mese di gravidanza, quindi erano soltanto palliativi quelli che i medici mi potevano dare. Ho chiamato Anna Maria, già dopo le prime 2 ore e mezza di preghiera fatto il primo giorno, io potevo bere acqua, che invece prima per me era benzina, perché non ci riuscivo. Ma per chi è qui per la prima volta non sa che cosa tu stai dicendo, quindi è stato fatto discernimento degli spiriti? Sì. E c'erano dei demonietti che ti davano fastidio alla colicista. Alla sì, colicista. Me la ingrossavano, strozzavano, praticamente io non potevo mangiare né bere nulla. Infatti quando fui ricoverata in ospedale io ero praticamente disidratata, non perché era da molto tempo che non bevevo, dato che ogni bicchiere d'acqua per me era un dolore. Poi la stessa cosa è successa per la gravidanza, io ho abortito per 3 volte, ho perso 3 gravidanze, per i medici stavo bene, ginecologo, tutto a posto e via di seguito. Alla fine, sempre tramite discernimento, con la preghiera di autoliberazione. Alla fine, tra 2 mesi, vediamo il bebè, Samuele. Ecco, lei è incinta al 7° mese. E che bel pancione, grazie Gesù. Sentiamo questa sorella, se ci sono delle guarigioni annunciate, lo diciamo al servizio preposto. La sorella testimonia per fede di essere stata guarita da artrosi alle ginocchia, sulla tua parola di conoscenza. Lei infatti era venuta qui con questo problema, non potendo camminare, avendo molto dolore. Durante la preghiera di guarigione ha sentito prima un fuoco e adesso è passato il dolore. Che cosa succedeva alle tue ginocchia? Non potevo ginocchiare. Non potevi ginocchiarti? Voi, quindi, mentre che voi facete la preghiera, mi sono sentito un fuoco. Un fuoco alle ginocchia. E vogliamo vedere quello che non potevi fare, ti diamo una mano, ascolta, no. Mettiti. Lo puoi fare bene, vediamo, fallo, vediamo. Inginocchiati. Prova. Non potevi neanche camminare? No, camminare però. Zoppicare un poco. E adesso vediamo una cosa. Un giovanotto che ci dà una mano, facciamo fare una corsa qua sopra, eh? Allora, questo giovanotto qui.
Prova a farla camminare, ma portala un po' correndo, attenta ai fili. Ti fa male? Alleluia. Grazie Gesù. Sei contenta? Alleluia, è grande Gesù. Alleluia, grazie. C'è il riscontro di questa sorella, lo sentiamo, sentiamo il riscontro, quello che abbiamo detto per lei. Ha una sorella, tu sei una donna e c'ha tutte e due le mani sulle tue ginocchia, tutte e due. Tu zoppichi abbastanza, non puoi camminare proprio bene con queste ginocchia che scricchiolano, sono piene di artrosi. Non è un trauma, è un'artrosi a tutte e due le ginocchia. Il Signore stringe queste tue ginocchia nelle sue mani, nel cavo delle sue mani e ti guarisce. Tu senti un caldo adesso a tutte e due le ginocchia. Prova a muoverle queste ginocchia, come faccio io, senza vergogna. Se io fossi un maestro di ginnastica, tu mi ascolteresti. Fallo, non ti preoccupare, vieni avanti, cammina. Cammina avanti, fai, incomincia a fare dei passi. Grazie Gesù, gloria, grazie. Il Signore non ha limiti né spaziali e né temporali. Infatti la sorella ha una nipote che viveva a Milano e aveva un cancro all'intestino. Le ha spedito l'olio. Questa signora ha bevuto l'olio per circa 6 mesi. Quando ha rifatto le analisi cliniche, il cancro era completamente scomparso. Sì, quando mi ha telefonato mia cognata, piangeva al telefono. Io ho detto, ma tu hai la fede, il Signore guarisce a tua figlia, non ti preoccupare. Come già sapevo che dando quell'olio a mia cognata, la figlia guariva. E quando è andato a controllo, e mi ha telefonato, ha detto, Gelsomina, ti devo dare una bella notizia. Ha detto, che è successo? Ha detto, quella mia figlia, il tumore è come se avesse bruciacchiato, come se avesse... Come se fosse stato causticato. Sì, causticato. Bruciato, insomma. Sì. E io a quel momento ridevo come una scema, facevi grazie Gesù, grazie. Grazie, anche noi lo ringraziamo, grazie Gesù. La signora è arrivata facendosi accompagnare da un'altra sorella. L'hai portata qua? Perché ti ha portato sotto il braccio? È perché non poteva camminare, poteva appoggiare proprio per scendere con le artrose pesanti, tutte e due ginocchia. Poi quando l'avete fatta la prima volta che avete fatto la guarigione, no? Io mi sono sentito tutto in un caldo e tremava tutto, che mi stringeva forte a così, io erano gli occhi come ha visto Gesù, con una chiesa, ha già visto. E mi ha scappato tutto da piangere, tutte le piangere, tremava sempre. Chi è la sorella che l'ha accompagnata? Alza la mano. Tu l'hai accompagnata? Non poteva camminare? Come camminava? Quella sorella lì? Fatti una passeggiata, via. Da sola però, da sola. Cammini anche abbastanza dritta. Ti fanno male? Nulla. Grazie Gesù. Sempre cattolici, tutti i giorni dico rosari, pagamenti, preghiere. Crede a Gesù. Ti aiuto dei problemi pure che i figli miei, Gesù mi ha ascoltata. E adesso pure ti ha ascoltata. Grazie Gesù. Via Gesù. Sette razza, nessuno, due anellettini schiacciati. Due anelletti dei... schiacciate proprio, perché me ne ha misura. Dove? E non posso proprio, non potevo proprio camminare, quando mi vengono loro forti, io non me ne avevo niente. Ma grazie a te mi sono sentito uno fuori. Ma che cosa tenevi a queste vertebre? Lei era andata dal dottore, il dottore le aveva diagnosticato un'ernia del disco con due vertebre completamente schiacciate. Durante la preghiera lei ha sentito un fuoco e adesso si sente la schiena molto più leggera. Non sai quale vertebre erano? Aspetta, non sai quale vertebre... Non sai il numero delle vertebre, no, non sai. No, sai solo che tenevi questa ernia, hai detto. E un dottore mi ha detto che io tenevo
due nelle trierine schiacciate, però i sette mi meraviglio che cammini. Grazie a Dio che mi nava, se io sento madre ma mi va fermato, il dolore era troppo forte. Io non so se la sorella, se ci sono gli esperti, la sorella parla di ernia o parla di qualche altra cosa? Di ernia? Quindi è quella annunciata? Bene, allora, abbiamo annunciata questa cosa, sentiamo. Adesso da prima una persona alla schiena, alla colonna vertebrale, tu c'hai un'ernia alle vertebre lombari. Tra la terza e la quarta vertebra lombare. Grazie Gesù, egli è ancora dietro di te, con il pollice ti tocca tutte le vertebre, le passa a rassegna una per una. Prova a chinarti anche adesso, vediamo. Prova a fare quei movimenti che dai a me la borsa, vediamo. Non ti fa male? Nulla, non potevi fare. Prova. Quindi anche le ginocchia ti ha. Ma ti ha guarita anche le ginocchia. E fai ancora ginnastica, vediamo. Provi all'altro. Fai così, guarda, fai così con la schiena. Ti fa male? E c'è di più, perché lei non poteva muovere nemmeno il braccio destro. Adesso invece, dopo la preghiera, riesce a alzarlo. Ma c'hai ancora un po' di caldo dietro. C'è ancora un po' di caldo. Grazie Gesù. Signore, grazie Gesù. Io prima, 3 giorni prima ero morto, mi facevo vaccino. Chissà, così me lamento, questi fratelli sono raggi, non potevo aprire. E loro quando mi aveva fatto luce, l'aveva detto così. Ma ha mai dritto. Sentiamo, quindi da fatta nuova. Gesù. Grazie Gesù. Da fatta nuova Gesù.